momento per fare il punto, per rappresentare come è andata l'economia in questo caso del 2021, abbiamo i dati pressoché definitivi e soprattutto cominciamo anche a presentare quelle che sono le tendenze del 2022 con dei dati consolidati, ad esempio quelli delle esportazioni per il primo trimestre, e ovviamente insomma servono a capire in un momento così difficile anche quelle che sono le tendenze di un'economia che è davvero in questi momenti, in questi mesi particolarmente difficile da interpretare, e sappiamo anche quali sono tutte le difficoltà che sta affrontando. La Camera di Commercio di Arezzo e Siena scatta così un'istantanea sullo stato di salute dell'economia del territorio aretino nel corso della giornata dell'economia alla Borsa Merci. A pesare inevitabilmente anche sul sistema economico aretino lo scoppio della guerra in Ucraina. Uno dei parametri che maggiormente desta preoccupazione è infatti quello relativo all'inflazione. A livello locale l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività ha presentato un aumento superiore a quello nazionale. Purtroppo quello che sta accadendo nel mondo delle materie prime, con la difficile reperibilità, con l'aumento dei prezzi incontrollato, le difficoltà che ci sono anche nell'approvvigionarsi di energia, i costi dell'energia che schizzano a livelli mai visti, tutto questo sono evidentemente delle forme di economia che è un domino di fatto, quindi possono incidere purtroppo in questo momento in modo molto molto negativo sulla nostra inflazione, ad esempio, che è altissima, e a volte accade invece che agiscono anche in modo positivo, perché riusciamo a mettere in filiera tutte le potenzialità di economia che altrimenti non riusciremmo a cogliere. A fronte di un valore aggiunto complessivo del territorio aretino per il 2021 di 9 miliardi di euro a valori correnti, in aumento del 9% rispetto al 2020, nel 2022 è stato stimato un recupero del più 1,6% e nel 2023 più 2,3%. Vuol dire che il territorio è ricco di un'imprenditorialità viva, vivace, che sa reagire resiliente e anche approfittare delle difficoltà altrui. Certo, bisogna reinventare il modo anche di produzione, e questa sfida della crisi deve essere colta proprio in quest'ottica qui. Circa 2/3 del valore aggiunto provinciale viene prodotto dal vasto comparto del terziario, il restante è rappresentato dall'industria, dalle costruzioni e dall'agricoltura. Soddisfacenti poi anche i numeri dell'export. Nonostante la crisi è andata molto bene e sta continuando ad andare bene, soprattutto sul settore dell'oreficeria. La sorpresa comunque anche del turismo interno. Il fatto che abbiamo scoperto di avere una risorsa che era per molti anni stata trascurata, e cioè il fatto che comunque anche il nostro territorio è attrattivo per le regioni che sono limitrofe, e è un turismo che comunque è arrivato e che non ha avuto l'effetto di sostituire interamente il turismo straniero, ma ha tamponato una perdita che sarebbe stata altrimenti più pesante nel settore. Sempre più importante poi il tema della formazione. Tema di attualità e direi che è legato alla competitività del settore che in questo momento interessa l'economia aretina, che è l'oro e la moda, ma anche gli altri settori. Non si trovano tante figure professionali, però c'è una voglia, ecco, di anche arricchire l'offerta formativa con istituti di tecnici superiori e anche ovviamente specializzazioni universitarie. Bisogna cercare di avvicinare ancora di più il mondo della scuola a quello del lavoro, ci stiamo da tanti anni lavorando, ora veramente è il momento di, come dire, aggiungere un tassello importante che anche può essere quello di verificare una sorta di certificazione delle competenze, sul quale stiamo lavorando anche in vista dell'autunno. Nel corso della giornata dell'economia è stato infine il professor Stefano Maggi a presentare una dettagliata relazione sullo sviluppo e sulle problematiche delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in provincia di Arezzo. Noi siamo andati finora sulle strade, le strade naturalmente vanno completate, meglio nel XXI secolo non farne di nuove, perché sono già un numero enorme che tra l'altro costa moltissimo in manutenzione. Le strade vanno completate e messe in sicurezza, perché il tema è quello degli incidenti stradali che continuano a uccidere 3.000 persone all'anno, quindi su questo bisogna intervenire, e poi bisogna andare verso un'altra
direzione che è quella della mobilità sostenibile, che vuol dire incentivare gli spostamenti a piedi, facendo i marciapiedi ad esempio, in bicicletta, facendo più piste ciclabili e collegandole tra loro, e poi naturalmente il tema cocente in questo periodo è quello del ferro, cioè della ferrovia. La ferrovia sta vivendo un nuovo rinascimento, però lo sta vivendo, diciamo, sulle grandi linee, quindi tra Milano e Roma si va in meno di 3 ore. Tutti i territori intermedi hanno bisogno di avere il treno veloce e in questo momento non ce l'hanno o ce l'hanno poco. Ad Arezzo per esempio ne fermano 6 durante la giornata, 2 per Roma e 1 per Milano, di treni veloci, ma per tutto il resto della giornata, salvo un po' la fascia mattutina o serale, non c'è niente che vada veloce verso Roma o verso Milano. Quindi c'è il grande tema della stazione Medio Etruria ad alta velocità, che deve assolutamente non riguardare soltanto una città ma un territorio intero. Quindi c'è bisogno di un ripensamento complessivo andando verso una mobilità più sostenibile, che vuol dire andare a piedi, andare in bicicletta, andare con i mezzi pubblici, per le merci andare soprattutto con il treno e naturalmente laddove possibile nel mare con la nave e non soltanto con i camion come si fa oggi in una stragrande maggioranza dei trasporti.